parte col destro. Che gol! Siamo nel finale di primo tempo tra FC Principessa e BLM, siamo qui con il giocatore BLM, cognome? Vital. Risultato di 3-2 per la formazione Principessa, state giocando bene, una partita abbastanza equilibrata e bella da vedere, cosa mi dici? Stiamo giocando bene, solo che stiamo sbagliando troppo in difesa. Senti, per il secondo tempo quale potrebbe essere il punto di forza della tua squadra? Cercare di segnare. Va benissimo, in bocca al lupo per il secondo tempo. Andiamo a parlare ora con Dragone. Panchinaro bisogna. Dragone, senti, primo tempo che vede sul risultato di 3-2, dopo un inizio un po' titubante siete riusciti a riconquistare il match. 3-2 per voi, cosa mi dici? Non stiamo andando malissimo, stiamo andando neanche bene come possiamo andare, però stiamo facendo un po' una specie di ricostruzione della squadra che stava andando un po' male nelle ultime due partite, anche a livello di gruppo. È tornato Marino, quindi adesso... A proposito di Marino, sento un Marino abbastanza silenzioso questa partita, non è da lui. Probabilmente sa di aver sbagliato delle cose, sa che si deve far perdonare, però sta giocando bene. Sta mettendo più del solito per la squadra e meno per se stesso. Va bene, sì, un boccolo per secondo tempo. Ora sta seguendo il secondo tempo. Siamo qui con i migliori in campo della partita tra BLM e Principessa. Risultato finale di 8-5. Alla mia sinistra il migliore in campo Zambardino. Alla mia destra il migliore della squadra di uscita sconfitto, ovvero Molica. E partiamo da lui. Molica, un primo tempo abbastanza equilibrato, poi nella ripresa cosa è successo? Avete mollato completamente? Sì, abbiamo mollato, questa giornata è stata anche colpa del nostro portiere, una giornata no, non tanto per gli errori, ma avevo la voglia, non c'era di scendere in campo, stasera da parte sua, molto distratto, ci ha fatto prendere quello che ci hanno spezzato le gambe. Senti, dalla prossima gara da dove ripartire? Qualcosa di buono che vi è successo questa sera, dai? Un po' in avanti abbiamo giocato meglio, infatti abbiamo fatto 5 gol, mentre le altre partite abbiamo fatto pochi, massimo 2, quindi in attacco stasera abbiamo giocato abbastanza bene. La difesa è da rivedere e anche il portiere si deve impegnare di più. Senti, vuoi fare un saluto a chi ti segue? Alla squadra. Ok, ringraziamo Molica, siamo a Zambardino. Zambardino, ci avete messo un po' a carburare, poi quando avete ingranato gli avversari non hanno avuto nulla contro di voi. Siete una squadra ormai rodata e sappiamo... Sì, non siamo proprio gli stessi l'anno scorso, però comunque ci stiamo ambientando bene, anche diciamo con i nuovi entrati, e penso che il ritorno di Marino si è fatto sentire, infatti è andato molto meglio. Senti, ci vuoi raccontare un po' la partita di Marino rispetto alle sue solite gare? Prima cosa, molto più assist man questa sera, nonostante abbia segnato 4 gol, però comunque molto silenzioso in campo. Cosa gli è successo? No, niente, penso che questo sarà il nuovo Marino, cioè al servizio della squadra. Penso un po' meno a se stesso, anche se come avete visto alla fine i gol comunque arrivano, perché comunque ha fatto 4 gol, però penso è più utile al servizio della squadra. No, ma sicuramente è meglio anche per voi che giocate ancora meglio dell'anno scorso, quindi potete solo migliorare. Sì, sicuramente. Ripeto, non per dire sempre le stesse cose, però... Penso a metà squadra e Marino, e sperando che continua così ci dà una grande mano. Senti, qualche pecca in difesa questa sera si può, si possono evitare certe distrazioni? Veniamo da due sconfitte e c'era voglia di vincere, di stravincere. Allora anche sul vantaggio andavamo sempre tutti avanti colpevolmente, rimanendo la difesa scoperta. Senti, vuoi fare una dedica per questo tuo MVP? No, a tutta la squadra. Spero, siamo usciti da un momento difficile sia in campo che nel gruppo. Adesso... Spero sia tornata tutta alla normalità. Ok, ti ringraziamo. Inoltre, nuova chicca del torneo SK, un buono sconto di 20 euro per l'ottica Emerson Vedo Domenico Fontana. Spero che ti piaccia. Sì. Ci rivediamo la settimana prossima. Okay, ringraziamo Zambardino e ciao ragazzi.